Le lampadine incandescenti tradizionali sono andate in pensione e sono arrivate le lampadine di nuova generazione. Durano di più, consumano di meno e offrono soluzioni per ogni esigenza. Ve le presento. Le lampade LED rappresentano la tecnologia più recente. Possono consumare fino all'80% in meno e durare fino a 20 volte in più rispetto alle incandescenti o alle alogene e fino a 3 volte tanto rispetto alla maggior parte delle fluorescenti compatte. Si accendono immediatamente. Le lampade fluorescenti compatte assomigliano alle vecchie lampadine incandescenti, hanno dimensioni e tonalità simili e semplicità di attacco, ma l'efficienza e la durata sono superiori. E rispetto alle vecchie lampadine, consentono di ridurre i consumi fino all'80%. E infine ci sono le alogene. Consumano fino al 30% in meno rispetto alle vecchie lampadine. Con le nuove lampadine, la famiglia ci guadagna. Costano un po' di più, ma alla fine si risparmia. Fino a 50 euro in un anno sulle bollette. Le dimensioni delle nuove lampadine possono essere differenti rispetto alle vecchie. Verificate prima di acquistarle se andranno bene sulla vostra lampada e controllate se anche l'attacco è quello giusto. Guardate sempre la confezione. Qui ci sono tutte le informazioni per un acquisto corretto e per usare la lampadina in modo efficiente. I lumen servono per conoscere quanta luce emette la vostra lampadina, mentre i watt indicano il consumo. Solo per fare qualche esempio, una vecchia lampadina a incandescenza da 100 watt emetteva circa 1400 lumen, una da 60 watt circa 740. A parità di lumen, quindi, la lampadina che consuma meno watt fa risparmiare di più. Sulla confezione trovate anche le informazioni obbligatorie. C'è la nuova etichetta energetica, dove è indicata la classe di efficienza della lampadina. Le prime della classe? Le lampadine di categoria A++. Che luce cercate per il vostro ambiente? Fredda o calda? Dipende dalla temperatura, che è espressa in gradi Kelvin. La luce è calda al di sotto dei 3500 K. Fra i 3500 e 5000 K è neutra. Al di sopra dei 5000 K, la luce è luce fredda. Sulla confezione c'è molto altro. La durata indica quante ore funzionerà prima di esaurirsi. Il simbolo on-off indica il numero di accensioni prima che la lampadina possa smettere di funzionare. Quindi, se il valore è basso, non bisogna usarla in posti dove si effettuano frequenti accensioni, per esempio il corridoio. Il tempo di avvio indica quanto tempo impiega la lampadina ad accendersi completamente. E c'è poi il simbolo del dimmer, che indica se la lampadina può essere usata anche su impianti o lampade muniti di regolatori elettronici della luce. E poi ci sono le informazioni sul fornitore e la marcatura CE, per garantire che la lampadina ha una provenienza certa ed è fatta a regola d'arte. E quando smettete di usarla, non buttate la lampadina con gli altri rifiuti, ma verificate le indicazioni del vostro comune per uno smaltimento corretto. Per saperne di più, www.lampadinagiusta.it. I'll give you all that's mine, I'll give you my last dime, if you would help me, Mr.